Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio si tratterà temi di astronomia ed ufologia razionale. Come potrebbe essere una base aliena di prossimità nel sistema solare di Alfa Proxima Centauri? Alfa Centauri è un sistema stellare triplo situato nella costellazione australe del Centauro. È la stella più luminosa della costellazione, nonché terza stella più brillante del cielo notturno a occhio nudo, dopo Sirio e Canopo. Alfa Centauri è anche il sistema stellare più vicino al nostro sistema solare. Alfa Proxima Centauri infatti dista solo 4.365 anni luce. Il sistema di Alfa Centauri è costituito da una coppia di stelle di sequenza principale di simile luminosità, una nana gialla e una nana arancione molto vicine tra di loro, al punto che ad occhio nudo o con un piccolo binocolo sembrano essere un'unica stella. In aggiunta a queste due stelle se ne trova una terza, una nana rossa, molto più distante e meno luminosa, chiamata Proxima Centauri, la quale compie un'orbita molto ampia attorno alla coppia principale di stelle. Nell'ottobre del 2012, dopo lunghe ricerche, è stata pubblicata la scoperta di un pianeta terrestre orbitante attorno alla componente B del sistema. Un passo indietro. Edmund Halley scoprì che alcune stelle si erano notevolmente spostate dalla posizione astrometrica rilevata in passato. Infatti, il moto proprio, che la parallasse relativa a Alfa Centauri, aumentano gradualmente sempre in modo leggero, a causa del fatto che il sistema si sta avvicinando a noi. Si stima che il sistema triplo di Alfa Centauri si muoverà verso nord-ovest celeste ed infine verso l'equatore celeste, allontanandosi poi sempre più dalla Via Lattea. A causa della prospettiva, tra circa 100.000 anni il sistema di Alfa Centauri raggiungerà il punto di fuga finale e scomparirà rapidamente, confondendosi tra le deboli stelle di fondo della Via Lattea. Questo è quello che si prevede. Attualmente, recentemente, diciamo il 17 ottobre 2012, fu pubblicata su Nature la scoperta annunciata dall'Osservatorio Europeo Australe di un possibile esopianeta orbitante intorno alla componente B del sistema stellare, avente una massa di poco superiore a quella terrestre, pianeta denominato Alfa Centauri BB. Tuttavia, l'estrema vicinanza alla sua stella lo collocherebbe ben al di qua della cosiddetta zona abitabile. Il 25 marzo 2015, De Maurier ed altri hanno pubblicato un articolo con i risultati di 40 ore di osservazioni compiute su Alfa Centauri B con il telescopio spaziale Hubble. Anche se il gruppo di astronomi ha escluso eventi di transito per Alfa Centauri BB, non si esclude però la sua esistenza, ma solamente che il pianeta non si trova nello stesso piano rispetto al Sole di Alfa Centauri. È stato rilevato infatti un evento di transito corrispondente ad un possibile corpo planetario. Questo pianeta molto probabilmente orbita Alfa Centauri BB in un periodo di 20,4 giorni circa, con una probabilità del 5% che la sua orbita sia più lunga. Se confermato, questo pianeta sarebbe chiamato Alfa Centauri BC e anch'esso, come Alfa Centauri BB, sarebbe troppo vicino alla sua stella madre per poter ospitare la vita. Nel 2016 arrivò la notizia dall'Osservatorio Australe della Silla in Cile della presenza di un pianeta roccioso simile alla Terra intorno alla stella Proxima Centauri. Risulta che il pianeta di Proxima Centauri abbia un'atmosfera contenente metano e ossigeno, gas che possono far pensare alla presenza di alghe e di batteri. Un monitoraggio del sistema su base decennale
effettuato con il telescopio Chandra, ho concluso che eventuali pianeti orbitanti intorno alle due stelle più luminose del sistema con buona probabilità vengono colpiti da raggi X nella propria stella in misura inferiore rispetto ai pianeti simili orbitanti intorno al Sole, stimando eventuali prospettive di vita favorevoli. Alfa Centauri BB potrebbe essere in realtà un'arca spaziale in orbita, oppure la fabbrica di produzione di antimateria che è stata spostata da Sirio su Alfa Centauri BB. Proxima Centauri B orbita invece all'interno della zona abitabile di Proxima Centauri. In quella regione di spazio che ha la distanza giusta dalla propria stella affinché nelle corrette condizioni e proprietà atmosferiche vi si possa essere quindi acqua liquida sulla superficie del pianeta. Essendo però la stella una nana rossa, molto più fredda del Sole, il pianeta di Proxima per rientrare nella zona abitabile deve essere molto più vicino alla propria stella di quanto lo sarebbe se orbitasse su una stella più calda come il Sole. Proxima B è così vicino alla propria stella che potrebbe essere in rotazione sincrona, cioè avrebbe sempre la stessa faccia rivolta verso la stella. Ciò comporterebbe che una metà del pianeta sia costantemente illuminato e quindi caldissimo, mentre l'altra metà sia costantemente oscurato e quindi congelato. Al limite tra queste due aree, cioè nella zona crepuscolare, le temperature potrebbero essere però ideali per l'esistenza di acqua liquida sulla superficie, la zona appunto del terminatore. La presenza di un'atmosfera abbastanza spessa da garantire uno scambio termico tra le due zone renderebbe la porzione del pianeta vivibile più ampia. L'ipotesi di rotazione sincrona però dipende dall'eccentricità dell'orbita, la quale non è ancora nota con esattezza. Sarebbe infatti anche possibile un'alternanza di giorno e della notte e quindi un ambiente molto meno estremo e con temperature medie più simili a quelle terrestri. Il fatto che Proxima Centauri sia una stella a brillamento potrebbe precludere l'abitabilità di Proxima B, perché continui brillamenti potrebbero portare via porzioni di atmosfera dal pianeta e le intense radiazioni sarebbero fatali per la vita sul pianeta, se non fosse protetto da un forte campo magnetico planetario. La presenza di tale campo magnetico dipende da fattori come la velocità di rotazione del pianeta e il riscaldamento interno mareale. Non escluso, però, che questo vi possa esistere e che possa rendere possibile la vita. Il primo studio deterministico per rilevare il clima di Proxima B è stato effettuato da ricercatori dell'Università di Exeter utilizzando un programma modificato di meteorologia. Uno studio effettuato a luglio del 2017 sulla base dei brillamenti già osservati su Proxima Centauri ha evidenziato che la luce UV generata da tali brillamenti avrebbe raggiunto la superficie del pianeta con un'intensità 100 volte maggiore di quella necessaria ad uccidere eventuali microrganismi, e quindi riducendo del 90% in 5 anni eventuali concentrazioni di ozono presenti per bloccare i raggi sull'atmosfera simile alla Terra. In buona sintesi, non è ancora noto ad oggi se il pianeta Proxima Centauri B sia simile alla Terra, perché non è stata stimata in modo corretto il valore dell'eccentricità dell'orbita che può determinare appunto una rotazione sincrona. D'altro canto, non sapendo se il pianeta di Proxima Centauri B ha una rotazione sincrona che riduce di parecchio la possibilità di vita sul pianeta solo alla zona del terminatore, oppure se abbia una rotazione completa, nel qual caso, qualora avesse un forte campo magnetico da cui si può inferire il tipo di rotazione, potrebbe benissimo esistere vita e essere un pianeta molto simile alla Terra. In estrema sintesi, non è noto appunto quale sia la vera situazione del contesto reale di Proxima Centauri. Diventa quindi difficile immaginare potenziali basi aliene in modo univoco, che potrebbero essere, nel primo caso, cioè con un pianeta con una rotazione simile alla Terra, le basi
potrebbero essere, diciamo, oltre che in orbita, anche, quindi stazione spaziale in orbita, anche a terra, diciamo, sul pianeta, e le quali potrebbero avere un ciclo di mantenimento aperto, cioè praticamente potrebbero sfruttare le ampie risorse animali e vegetali del pianeta per sostenersi. Oppure, nel secondo caso, qualora, diciamo, il pianeta avesse una rotazione sincrona e quindi mostrasse sempre la solita faccia al proprio sole, quindi da una parte fosse un caldo estremo e desertico e dall'altra surgelato, la zona abitabile sarebbe ridotta solo al terminatore. Di conseguenza, le eventuali basi sarebbero poste grosso modo in quell'area, ma avrebbero sicuramente un ciclo di mantenimento chiuso. Ora, la distanza Sole Alfa Centauri è di 4.365 anni luce. La tratta siderale Alfa Centauri Terra Alfa Centauri implicherebbe di percorrere solo 8.73 anni luce. Quindi con Low Tech Astrocalc 8.73 anni luce in 08C produce 12.413 anni di latenza ufologica per un osservatore sulla Terra. Tempo nave relativistico del viaggio 7.448 anni a calendario civile terrestre, mentre high-tech astrocalc con 8.73 anni luce, con una velocità di 0,987 C con 8G, produce una latenza ufologica di 8.856 anni per un osservatore sulla Terra ed un tempo nave relativistico del viaggio di solo 1 anno,423 a calendario civile terrestre. Un saluto, ciao, alla prossima!